Oggi partiremo per un'avventura stupenda. Faremo 3 notti e 4 giorni nel bel mezzo delle Alpi Carniche, seguendo la traversata carnica. Ci troviamo nel nord-est Italia, in Friuli Venezia Giulia. Inizieremo l'escursione da Pierabec e seguiremo il sentiero passando per le Casere e il lago di Bordaglia e per il passo Giramondo fino al rifugio austriaco del lago Volaia, dove passeremo la notte. Dopo i 20 km e 1500 metri di dislivello del primo giorno, il secondo non sarà da meno. Inizieremo subito la mattinata con una ferrata, poi proseguiremo passando per il rifugio Marinelli e il passo Monte Croce Carnico per poi arrivare alla meta di questa giornata, la Casera Palpiccolo. Il terzo giorno passeremo per le Casere di Palgrande accompagnati da una vista mozzafiato su Creta di Timau fino ad arrivare alla Casera per Mose Alta che ci ospiterà per la notte. Il giorno dopo, l'ultimo di questa avventura, andremo fino a Timau, dove prenderemo il bus che ci porterà a Pierabec, cioè alla macchina. 19 ore di cammino, 4 giorni, 3 notti e 60 km. Siamo Tommaso, Gabriele ed Erika. Siete pronti? Noi sì. Non è stato facile organizzare questa avventura. Tra lavoro e impegni, far combaciare le giornate libere di tutti, controllare continuamente il meteo per decidere dove andare, pioverà, non pioverà, non è stato facile, ma siamo riusciti a partire. Abbiamo deciso di partire. Oggi non sarà una giornata meteorologicamente stupenda, ma siamo qui, che passeggiamo lontani dal chiasso, accompagnati da basse nubi nel bel mezzo della natura. Noi e le montagne. È tutto molto rilassante, suggestivo, ti svuoti i pensieri. Ecco che dopo circa 2 ore arriviamo alla prima tappa di oggi, ai primi 500 metri di dislivello di oggi, alla Casera Bordaglia di Sotto, con la sua piccola e suggestiva chiesetta Giovanni Bosco. Appena raggiunta anche la Casera Bordaglia di sopra, ma facciamo prima una piccola deviazione per vedere il lago. O meglio, quel poco che oggi riusciamo a vedere del lago. Ritorniamo sui passi di prima e andiamo alla Casera. Circa mezz'ora da qui dovremmo essere arrivati al passo Giramondo. Here comes the way, lean into its power and control what you have said. Approfittiamo di questi scorci stupendi per sederci e farci uno spuntino al volo. Sudati e con il vento che si sta alzando, decidiamo di ripartire subito. Da qui prendiamo il sentiero che ci porterà in circa 2 ore e mezza al lago Volaia. Thank you.
ormai siamo vicini, ci siamo quasi. In meno di un'ora dovremo essere arrivati al lago. Ed eccoci, dopo circa 5 ore e mezza di cammino, siamo arrivati al rifugio austriaco del lago Volaia. Andiamo subito dentro, al caldo, a cambiarci i vestiti bagnati, a toglierci le scarpe e soprattutto a goderci la vista sul lago bevendo qualcosa di caldo. Adesso un bel birrozzo, poi ci godiamo una buona cena qui al rifugio. Il proprietario, senza se e senza ma, ci ha indicato di essere seduti al tavolo alle 18.30. E così è stato, alle 18.30 in punto ha iniziato con le portate. Il menù offre zuppa di verdure con patate, carote, due gocce di panna acida e aceto balsamico. Continuiamo con spatzol con goulash di capriolo e cavoletti di Bruxelles con della verdura mista come contorno. E per finire, non poteva mancare il dolce, la sacca. Dopo una giornata così, ci voleva. Cena ottima. Direi che possiamo salire in camera, farci una bella doccia, preparare gli zaini per domani e andare a dormire, che ce lo meritiamo. Anche perché domani ci aspetta un'altra bella giornata tosta. Buongiorno, oggi ci svegliamo presto, abbiamo gli zaini già pronti e scendiamo subito a fare colazione. Fatto il pieno di energie, prendiamo gli zaini e partiamo. Ci incamminiamo verso il sentiero Spinotti, dove ci aspetta la via attrezzata.
Ed eccoci, siamo arrivati alla via attrezzata e alla scala. Ci prepariamo. Siamo spalte. Siamo quasi verso la fine della ferrata e ci fermiamo un attimo ad osservare questi panorami unici e suggestivi. Ci aspetta l'ultimo tratto di via attrezzata e dopo dovremmo aver finito questa parte. I'm still happy now. Just think of what could be if I was still around. The schedules were free. Il sentiero che ci ha portato fin qui è davvero stupendo. Passa da questo tratto, sul versante della montagna, fino alla cresta dove eravamo prima. Magnifico. I just wanna live in bliss. Baby, can you grant this wish? You're the piece that might just fit in my puzzle that's in bits. Eccoci, fatta! Imbrogo tolto, si riparte. Look me in the eyes right now, run away with me. Run to a place that you thought you'd never really see. Be looking funny when you're living so free. But all I ever was, afraid to take the plunge. I heard too many things, I prayed that they were wrong. But
But I'm still happy now. Just think of what could be if I was still around. The schedules were free. Ed eccoci arrivati al bivio, dove cambieremo sentiero. Ma prima ci fermiamo qui al rifugio Marinelli a bere qualcosa di caldo e a capire se riusciremo ad arrivare in tempo alla meta di oggi. Siamo un po' tardi sulla tabella di marcia, abbiamo gli zaini pesanti e il meteo non ci sta aiutando. Vediamo. Bene, asciutti, con una bevanda calda e con la mappa alla mano, iniziamo a ragionare. Capiamo che sarà impossibile raggiungere la casera dove volevamo dormire questa notte, perché ci vorranno troppe ore. Troppe ore sotto la pioggia, probabilmente, e arriveremo con il buio. La soluzione che abbiamo trovato è di raggiungere una casera prima di passo Montecroce Carnico e vedere se è aperta, altrimenti andare al rifugio del passo a chiedere informazioni. Ci proviamo. Siamo in cammino dalle 8 di questa mattina e non sappiamo ancora quanto dovremo camminare. Essere qui, da soli, però, con questi scorci da togliere il fiato e con questa atmosfera suggestiva, non ci fa pentire nemmeno un secondo di quello che stiamo facendo, anzi, c'è solo la voglia di continuare ad esplorare, di metterci alla prova, di confrontarci con noi stessi e di emozionarci ad ogni passo che facciamo. La pioggia non ha intenzione di smettere, ci ripariamo per un po' sotto ad un albero. Ha un po' cessato di piovere, approfittiamo e proseguiamo verso il passo sperando di trovare la casera aperta lungo il sentiero.
intravediamo tra le nubi e ci avviciniamo speranzosi. E niente, come immaginavamo, la casella è chiusa e adibita solo a malga. Non ci resta altro che proseguire verso il rifugio del passo a chiedere informazioni. Appena abbiamo messo piede nel rifugio, la signora, credo sia la proprietaria, ci ha subito chiesto da dove stavamo venendo e cosa ci portava qui. Così gli abbiamo spiegato tutta la storia. Lei, davvero gentile e disponibile, chiede se volessimo che provasse a chiamare un suo amico che gestisce una casera lì vicino, la casera Palpiccolo, che tra l'altro è proprio lungo il nostro itinerario. Bene, la casa è aperta e ci basta un sacco a pelo, ci dice. La ringraziamo all'infinito e ripartiamo subito per le ultime ore di camminata. Non ci sembra vero, dopo 27 km e 8 ore e mezza di camminata, tra le nubi e la fitta pioggia, vediamo la casera. Entriamo subito e ci togliamo i vestiti bagnati. Fuoco acceso! Adesso una bella cenetta. Oggi proviamo un nuovo piatto, ottimo soprattutto per chi vuole fare trekking di più giorni, manzo con purè di patate. Occupa poco spazio nello zaino, si cucina direttamente nella busta e serve davvero poca acqua, basta solo una tazza d'acqua calda per cucinarlo. Si mescola, si chiude e si lascia lì per una decina di minuti. Ha un ottimo apporto calorico che dopo passeggiate impegnative ci vuole. Non sembra, ma è veramente delizioso. Postazione letto fatta vicino allo Sparger, perché sopra ci sono i topi. Buonanotte! Buongiorno, dopo la giornata nuvolosa e piovosa di ieri ci siamo rifugiati in questa casera, la Palpiccola. Giusto, Palpiccola. Niente, adesso vi faccio vedere la casera. Appena entriamo ad accoglierci, il tavolone al centro ed uno più piccolo al lato.
A destra troviamo lo Sparger e poco più avanti ancora un tavolo. Salendo le scale invece c'è la zona notte. Ci sono i letti senza materassi. Abbiamo trovato la presenza di topi e per questo abbiamo preferito dormire giù. Oggi ce la prendiamo un po' più con calma, ci godiamo la vista e poi facciamo colazione. Slow the motion, slow the road that you're on. Keep it going when the going gets rough. Just remember how a heavenly touch lasts forever. In the end we are one. I have the patience in my soul, 'cause I know that it's worth it. These affirmations. Oggi finalmente giornata stupenda e si riparte con i soli. Facciamo il pieno d'acqua e ci incamminiamo sul sentiero. Yes, I am so devoted. No, I won't ever stop till I'm floating, till I land at the top. These emotions fill my heart as it drops. Every moment I give it all that I got. I have the patience in my soul, 'cause I know that it's worth it. Circondata da questo paesaggio pazzesco, la casera Pal Grande di sotto è situata in una posizione davvero stupenda. Uno spuntino al volo e ripartiamo verso la casera Pal Grande di sopra, dove ci fermeremo a pranzo. Arrivati alla casera, si mangia. Che tra l'altro questa doveva essere la meta di ieri, che purtroppo non siamo riusciti a raggiungere. Non ce l'avremmo fatta a camminare ancora altre ore sotto la pioggia. Anch'essa è situata in una posizione davvero stupenda. Si suddivide in due strutture, quella più grande per i periodi caldi e quella più piccola per l'inverno. Si utilizza quella più piccola per l'inverno
perché essendo di dimensioni inferiori si riscalda prima e si riesce a consumare meno legna. Ma dato che questa non è l'ultima meta di oggi, ci spostiamo nella struttura più grande e mettiamo sul fornello qualcosa da mangiare. Pancia piena, chiudiamo la casera e ripartiamo. Prendiamo il sentiero verso l'ultima meta di oggi, la casera Pramosio Alta. Permesso, permesso. Grazie, casetta. Chi l'avrebbe detto che saremmo arrivati fin qui? Ormai manca davvero poco per raggiungere anche l'ultimo posto che ci ospiterà a dormire in questa magnifica avventura. Sarà un'esperienza che porterò sempre con me, un'esperienza che mi ha dato ed insegnato molto. D'altronde si sa, la montagna è una gran maestra. Ecco che in lontananza la vediamo, la pioggia non vuole cessare e si stanno avvicinando dei nuvoloni poco simpatici. Casera Pramosio, arriviamo! Bagnati e stanchi, eccoci arrivati all'ultima meta di oggi. E adesso accendiamo il fuoco, ci togliamo i vestiti bagnati e ci godiamo la casera e la montagna da dentro, al caldo e all'asciutto. Credo che passeremo il resto della giornata qui, davanti al fuoco, a bere tè caldo e a mangiare. All
lower rental isn't as sentimental. In the end it's just some wood and some metal. And even though I know I'm a tiny speckle, mentre siamo qui seduti, sentiamo la luce del sole che ci scalda la pelle e che la pioggia se n'è andata finalmente. Usciamo a goderci questi momenti. Il tempo cambia molto velocemente, stanno tornando i nuvoloni. Ci rifugiamo in casera davanti al fuoco, a mangiare e a rilassarci. Dato che i letti a castello della casera sono in legno e lontani dal fuoco, abbiamo deciso di mettere le panche ed il tavolo davanti al caminetto, così dormiremo al caldo. Una bella tisana e si va a dormire. Buongiorno, che risveglio stupendo qui davanti al fuoco. Un po' stanchi e tristi che questo viaggio sia quasi finito, ci alziamo, facciamo colazione e ci prepariamo per continuare.
Siamo pronti, prendiamo l'ultima pioggia, arriviamo a Timau, prendiamo il bus e andiamo alla macchina. Anche questa avventura è finita, alla prossima! In questa avventura ci siamo confrontati molto con noi stessi, condividendo tra di noi i pensieri che ci frullavano per la testa. È una frase in particolare che ha detto Erika, che ha un po' riassunto questa esperienza, è stata: parola chiave, adattarsi. Per chi seguirà questa avventura potrebbe pensare: mai nella vita, folli, bello ma no. Sì, potremmo essere stati in alcuni frangenti folli e aver fatto delle scelte poco opportune. Ma arrivati a quell'auto, la soddisfazione di aver fatto e concluso questa avventura non te la toglie nessuno. Avremo molto da raccontare. Aver conosciuto quella parte di te che non ha paura dell'ignoto, che sa adattarsi al di fuori della zona di comfort e che non si tira indietro davanti ad una situazione sgradevole, ti permette di amarti un po' di più e amare chi e ciò che hai attorno. Fatela qualche pazzia, che sentirsi vivo non ha mai fatto male a nessuno.